Qual è l'identità della ristorazione di oggi? Se ne è parlato nel talk show Lo Chef è Servito, la cucina contemporanea tra tradizione e innovazione. All'Arena Piemonte, domenica 15 maggio, si sono confrontate le esperienze di quattro chef, giovani ma già affermati, che interpretano la cucina con creatività, ma senza dimenticare i sapori del territorio. Si tratta di Matteo Baronetto, chef del Cambio di Torino, Igor Macchia, chef della Credenza di San Maurizio Canavese, Michelangelo Mammoliti, chef della Modernassa Resort di Guarene e Cristian Milone, chef della Trattoria Zappatori di Pinerolo, che sono stati moderati e provocati dal giornalista e critico enogastronomico Paolo Massobrio. Com'è cambiato oggi il ruolo dello chef? Ma il ruolo dello chef è molto cambiato, nel senso che non è più l'oste di una volta. L'oste di una volta è quello che aveva presente il tutto. Lo chef di oggi ha presente un particolare, che è quello della cucina, e quindi gioca solitamente con una squadra, con una brigata di cucina, e a volte non vanno di pari in passo servizio e cucina. Questo è un po' il punto dolente della ristorazione italiana, anche se devo dire, mentre il servizio ha fatto forse un passo indietro, la cucina ha fatto un grande passo in avanti. Oggi si può parlare della grande cucina creativa italiana. Che cosa vuol dire oggi fare cucina di tradizione? Allora, fare cucina di tradizione oggi vuol dire utilizzare i prodotti del territorio, ma bensì mettere anche in chiave moderna, in chiave innovativa. Quindi c'è questo passaggio della tradizione, utilizzando dei prodotti piemontesi e tramutandoli in una cucina più innovativa, con l'utilizzo per esempio nel mio caso di erbe e fiori spontanei, oppure di legumi o verdure che si utilizzavano una volta. Quali sono le caratteristiche della sua cucina? Ma diciamo che le caratteristiche della cucina del ristorante La Credenza sono quelle della freschezza degli ingredienti, sicuramente ingredienti scelti, una piccola percentuale di Asia che viene fuori nei nostri piatti. Io viaggio molto, quindi mi piace mischiare un po' quello che è la cultura piemontese con degli ingredienti asiatici o dei modi di cucinare asiatici, quindi una combinazione che normalmente funziona molto e di cui siamo molto contenti.